qualità di rappresentante della zona omogenea 9, tengo ad augurare un buon 2021 a tutti. Si è appena concluso un anno caratterizzato da momenti di forte incertezza e purtroppo spesso anche sconforto e paura. Abbiamo tutti riscoperto alcuni valori che forse alcuni di noi stavano perdendo. Abbiamo potuto e dovuto riscoprire l'importanza, la forza del dialogo, la forza dell'ascolto, soprattutto nei momenti di maggior criticità. Nella pubblica amministrazione in particolare, il ruolo fondamentale della collaborazione tra enti locali e non solo, a tutti i livelli, territoriali e non. Abbiamo vissuto mesi difficili in cui tutti noi, ognuno con il proprio ruolo, abbiamo cercato di dare il proprio contributo in una vera e propria corsa alla solidarietà e all'aiuto reciproco. Siamo entrati in un nuovo anno, iniziata la campagna di vaccinazione, che in realtà è l'inizio della vera battaglia, speriamo l'ultima, quella decisiva, contro il Covid-19. Dovremo tutti insieme, ancora per mesi, con il massimo senso di responsabilità, rispettare attentamente le regole, le limitazioni, i divieti, ma dovremo farlo tutti insieme, scrupolosamente, e solo così riusciremo ad affrontare questa dura battaglia che non è ancora finita. Al più presto, in massima sicurezza e tranquillità, auguro a tutti di ritrovare finalmente la normalità, una normalità che sarà particolare, auspico, nel senso che sarà una graduale ma rapida ripresa di tutte quelle attività che in questi mesi, in questo anno, hanno subito i peggiori sconquassi. Ancora tutti insieme, i migliori auguri per un buon 2021.